Amici abruzzesi e cari affezionati di Out TV, buon pomeriggio e bentrovati con una nuova trasmissione fuori dai soliti schemi. Oggi abbiamo il canoro onore di ospitare nei nostri studi un personaggio straordinario. È un cantante nonché un insegnante di canto. Nel 1999 vince l'Ambito Festival di Castrocaro. Ma ovviamente non è tutto. Turnista in alcune delle produzioni discografiche più rilevanti in Italia, nel 2000 si esibisce dal teatro Ariston di Sanremo per la cerimonia inaugurale del Giubileo. Nello stesso anno ha rappresentato l'Italia in Palestina per la settimana di pace fra Israele e Palestina. Inoltre collabora con professionisti del calibro di Amedeo Minghi, Sandro Giacobbe e tanti altri ma sicuramente lo ricorderete per la sua ultima apparizione televisiva a The Winner is, trasmissione eh, televisiva condotta da Geriscotti Scotti sul canale 5, dove tra l'altro ottiene il secondo posto. Vi stiamo per presentare colui che con acrobatici voli pindalici, merito delle sue corde vocali, riesce ad emozionare sublimando i cuori delle persone. Signore e signori, l'apologia del canto, e non me ne voglia il compianto Frank Sinatra, The Voice Max Petronilli, ben trovato Max. Ben, ben trovato troppo. a te Emiliano <ride> e buon pomeriggio a tutti i telespettatori, ti ringrazio per la presentazione altisonante, forse anche troppo, no, però veramente, veramente ti ringrazio di cuore. <ride> Grazie a te <ride> per essere qui e per aver accolto il nostro invito. Grazie a eh, voi per avermi invitato. Ci mancherebbe altro per noi come Dicevo, è un, assolutamente un onore. Allora, da dove vogliamo partire? Partiamo da, dagli albori. Come, co, come, come, come nasco? Co, com, come, diciamo, come decido di cantare? Decido di ti cantare. Sei accorto, appunto, di ero entrare, molto piccolo, parte. ero già piccolino e comunque avevo questa predisposizione per il canto, cantavo tutto il giorno, eh, però eh, non avevo. Eh, il desiderio di farlo davanti alle persone, lo facevo continuamente in casa, mai voluto fare davanti alle persone. Infatti, mia madre mi diceva apposta: Ti iscrivo allo zecchino d'oro. Mamma, e io no, assolutamente mi buttavo a terra, non lo voglio fare assolutamente. Io non voglio cantare davanti alla gente. E diciamo che a differenza di quanto accade adesso, che i ragazzi sono eh, vuoi proprio per tanti programmi televisivi spronati a far prima. Bruciare prima tutte le tappe, quindi vanno a lezione anche molto presto. Eh, io l'ho fatto in età diciamo avanzata, sarebbe se noi la, la vediamo in, in questo momento storico, perché ho iniziato a studiare all'età di 23 anni circa. Allora perdonami se ti interrompo. Dimmi. In questo lungo lasso di tempo, sì. dove la voce comunque c'era, eh, tu su, suppongo che a casa comunque eri sempre invogliato, proprio, sì. eh, eh, che, 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 che succede? No? Io ho sempre comunque visto i programmi Canori con molta attenzione. E quando ascoltavo qualcosa che mi piaceva cercavo di riproporre, di produrre quello che ascoltavo eh, anche in maniera maniacale, nel senso che provavo e riprovavo più e più volte fin quando non, non cantavo come dicevo e come mi piaceva che, che quel, cantare. E, eh, negli anni precedenti a questa cosa io ho avuto opportunità di cantare, di fare esibizioni davanti al pubblico ma con, con, sempre con fatica. Ricordo che la prima esibizione proprio di fronte a un pubblico la feci con, con un duetto con una mia amica, eh, Gente di Mare era. Un pezzo <ride> di Tozzi, e adesso lo ricordo forse Raffa, non mi sembra. E, e lo feci con una grande fatica. Negli anni successivi ho avuto anche l'opportunità di fare un musical che era oh. Il Forza Venite, Gente. Ah, che, era, che non so se tutti lo conoscono ma eh, racconta la storia di San Francesco d'Assisi oh, oh. questo musical l'avevamo iniziato quasi per scherzo per eh, raccogliere fondi per una comunità di tossicodipendenti che è nella mia città e io in quel periodo facevo parte di un gruppo giovane che affiancava questa comunità e cominciamo a fare questo, questo musical che poi diventò una cosa più grande di noi lo cominciamo a portare addirittura in giro per l'Italia e questa cosa è stata diciamo un po' la scintilla che mi ha portato poi ad iniziare a fare proprio delle lezioni di canto e qui hai vinto, poi sì, hai superato si sì, mi ha fatto superare questo, questo impatto con il pubblico perché noi comunque le esibizioni le facevamo nelle piazze mm. e c'era sempre un folto pubblico e quindi a quel punto ho deciso di cominciare a, a far sì che questo strumento venisse curato in un modo diverso. E ha iniziato quindi, insomma, non giovanissimo, appunto, Beh. facendo ovviamente parlando dei canoni, come sì, dicevi certo. tu, odierni, non giovanissimo. Certo. Però poi, insomma, i risultati sono stati sì, diciamo ben ripagati. Appena insomma. iniziate le lezioni con, con un insegnante di canto che era nella mia città, che è Lorena Scaccia, che fra l'altro io ricordo sempre con molto affetto perché lei è mancata da qualche anno. e Diciamo che, però, questo, essere, questo rapporto di allievo insegnante eh, è diventato qualcosa di più perché noi eravamo, eravamo diventati dei grandi amici. Io, infatti, sono entrato a far parte di un gruppo vocale che si chiamava Il Quartetto Vocale di Lorena Scaccia. Eravamo Lorena Scaccia, Melania De Pauls, Donatella Danna e Dio. e eh, Dall'inizio delle, le delle lezioni a cinque mesi dopo. Io mi sono trovato catapultato in una situazione già abbastanza importante perché ci siamo trovati a fare delle selezioni per un concorso organizzato dalle Agli che era Sogni e Canzoni. Per fare un parallelismo che facevamo anche un po' fa dietro le quinte, tu ti giri come Jim Morrison e inizi a cantare, però siccome l'età... Grazie appunto, del parallelismo, <ride> è un parallelismo che secondo me non stona per niente, comunque fatto sta... Ti, eh, non stona poi rientro no, nell'argomento, certo, <ride> nel, nel, nell nell poi do, fatto sta che tu insomma ti giri, inizi a cantare, le tappe sono abbastanza eh, si susseguono no, abbastanza sì. rapidamente e inizi non solo a prendere lezioni, ma adesso insegni. Sì, adesso, sì insegni. adesso anche io mi ricordo che la prima volta che mi venne proposto di insegnare, io chiesi proprio alla mia insegnante se secondo lei avevo le, le capacità di poterlo fare e lei mi disse: Devi iniziare a provare. Certo. Cosa è successo dopo il festival di Castrocaro? Il dopo Castrocaro è stato un momento un po' buio perché sotto il profilo del, dell'essere comunque spinto dalla, da chi a quel momento, in quel momento si sarebbe dovuto occupare di me. Eh, non c'è stato questo grande appoggio. Eh, molti mi chiedevano se io uh, avrei partecipato al Sanremo che veniva immediatamente dopo, i tempi tecnici non c'erano proprio perché comunque tutti i giochi finiscono sempre solitamente a dicembre prima che, che poi uh, sempre verso febbraio c'è Sanremo. E, e diciamo in quegli anni il percorso è stato un po'... Eh, tortuoso tortuoso e non chiaro perché comunque sia eh, tutto si è spento eh, senza nessun tipo di spiegazione infatti stavo proprio per chiederti ciò che è inspiegabile adesso me l'hai detto tu senza nessuna spiegazione come è possibile che si vengano a spegnere dei riflettori su qualcosa di naturale, cioè naturale dico voglio intendere una voce eh, dove è oggettivamente eh, notevole, dove le capacità sono sotto gli occhi di tutti e quindi è strano effettivamente, è molto strano che poi Ecco, è come, come spegnere qualcosa, ripeto, di naturale, come voler spegnere il sole. Non si può, infatti adesso sei qui, sei stato, <ride> insomma, nessuno l'ha spento. Però, ecco, ci sono dei passaggi, no, nella vita dove effettivamente... Certo, sì, che a volte non ti spieghi perché non, forse non c'è stato quell'alchimia, quell'incontro in, quell di, di fattori che hanno fatto sì che tutto continuasse. Eh, sebbene magari anche, la mia voce era molto più acerba in quel periodo rispetto a come è adesso. Però l'impatto sul pubblico c'è stato, poi ti rendi anche molto conto di quanta forza abbia la televisione, perché io ricordo di essere entrato come un, un perfetto sconosciuto e di essere uscito dal teatro con uh, le persone che ti aspettavano fuori. <ride> e Max, abbiamo parlato quindi... di Sanremo, di Castrocano, sì. delle, dei vari soli che si accendono, si spengono, sì. ma che è comunque è impossibile a prescindere <ride> e spegnere. Eh, mi chiedo, ma una produzione eh, tua, cioè, hai cantato canzoni di eh, artisti di fama sì. internazionale, io poi non lo so, magari già hai scritto delle canzoni. Hai... Io ho dei pezzi, ah, che eh. inediti che ho anche registrato, però mai dopo, poi, anche forse per una mia l'essere un po' prevenuto. E ho, ho, ho avuto modo di rifirmare i contratti. Adesso c'è una bellissima collaborazione eh, che mi entusiasma, soprattutto non tanto per l'indiscussa capacità dell'autore che è Marco Armani oh. eh, per capirci per spiegarci tu dimmi un cuore ce l'hai oh, no. un cuore vero per noi devo dire che lui oltre ad essere un grande cantante è una grandissima persona il parallelo che volevo fare tra Castrocaro e The Winneries la differenza che ho trovato è questa quando c'era Castrocaro non c'era Facebook eh beh, il mezzo mediatico adesso per eccellenza sì, è, sì. Che il riguarda. social network per, oh. ec per eccellenza che è stato un riscontro per me eh, esponenziale. Io non immaginavo, cioè io ho avuto anche dei, dei commenti di, di estrema, eh, estremo, estremo compiacimento anche dall'America, da tutta l'Europa, cioè, delle cose inaspettate, dico. Veramente. E ho conosciuto proprio su Facebook Marco Armani. Lui mi ha dato questi sei pezzi. Fra i quali poi ne ho scelto uno da riproporre nel concerto che ho fatto lo scorso 27 febbraio, e... bello, devo dire, dei bei pezzi, e adesso vedremo allora, come elaborare dico, questa ti cosa. Ti dico in bocca al lupo credi, per, credi, la, per la collaborazione. Eh, però adesso tu mi hai parlato di, di, di Winneris. Quindi, io adesso non voglio calarmi nei panni, sai, del, dell'intervistatore cattivo, eccetera. <ride> però però non posso non parlarne, e farti una domanda. Cioè, The Winner is appunto, l'abbiamo detto pure sì. in, in incipit della, della trasmissione, un secondo posto che lascia un po' l'amaro in bocca, considerando che appunto, come dicevi tu, Facebook eccetera, quindi a furor di popolo, pare tutti abbiano acclamato la tua vittoria. Come ti spieghi questa uh, italica anomalia? ma non, a me sinceramente il secondo posto è ormai passato non è che mi metto a discutere su questa cosa sai lì il voto era in mano ad una giuria che probabilmente non... a parte che i voti di scarto erano talmente pochi diciamo che erano 49 a 52 quindi era quasi paritario poi comunque ci deve essere sempre un vincitore in qualcosa questa volta non sono stato io Uh, però, molte volte chi arriva secondo, poi nel tempo ha uh, riscontri uh, diversi. Io. Innanzitutto, ti faccio i complimenti <ride> per l'indiscussa diplomazia che hai nell'affrontare questo delicato argomento. <ride> e Dopodiché, ti dico che effettivamente è vero, ci sono stati da Vasco Rossi. Ma no, addirittura se, arrivato ultimo, Sergio quindi, Caputo. Che, fece, insomma, ce ne sono che poi hanno venduto, eh, hanno venduto tantissimo. che hanno poi fatto. Una strada stellare veramente. Eh, la stessa. Laura Pausini, che sì, sì. vinse il Festival di Sanremo, sì, ma non mi sembra vinse per esempio eh, Castro Caro mm -hmm. e, o se sì, Comunque lei ha avuto una grandissima, cioè, forse l'artista mm -hmm. italiana adesso che ci rappresenta nel mondo. Adesso lei tu devi fare lei... una promessa davanti a tutti i nostri telespettatori, perché appunto stiamo parlando di stelle che, che, che poi a, riescono ad affermarsi eh, da quel momento in poi e anche prima, perché noi insomma, siamo qui e siamo sempre ben lieti di ospitarti, tu ci vieni comunque a trovare a salutare. Ah, dare, guarda, raccontare le tue esperienze. Se, se fosse come dici tu, io verrei tutti i giorni. <ride> <ride> <Okay>. <ride> Perché se, se questa cosa è ben augurante, figurati. In sia da buon sì. artista, sono sempre un po' scaramantico. Quindi, se le cose. Eh, andranno bene io lo, lo spero, lo spero con tutto il cuore hai parlato di, di Winnerisi quindi sì. allora eh, abbiamo un filmato che ti riguarda, vediamolo diamo oh, la linea la regia e poi subito torniamo in studio con Max Petronilli Complimenti, come eh, effettivamente stavamo dicendo anche prima, un'emozione eh, grandissima, una vibrazione unica. Complimenti eh, di, vero, di vero cuore. Grazie, grazie. Il pezzo eh, io lo sento molto, mi piace molto. E... Quando l'ho presentato, non necessariamente di fronte ad un pubblico televisivo, come poi è avvenuto per The Winner perché io lo canto da diverso tempo questo pezzo, anche perché. È forse, penso, uno dei pezzi più. se non il pezzo più. Eh, più utilizzato come cover. Ce ne sono delle versioni Ma tipo tanti, 2000, sì, tantissime. Sì, sì, una sì, cosa sì. esagerata. Ed è considerato, se non sbaglio, dalla, dalla rivista rolling Stone. Il, pe, il primo pezzo in assoluto al mondo. E, però io veramente lo sento molto. Senti, eh. Scusami, senti, io non lo dico per, assolutamente per piacere perché non è nel mio stile, però eh, io ho sentito tante versioni, eh, eh, la tua è veramente fantastica, cioè, riesci <ride> a trasmettere benissimo quello che hai dentro, quello che senti, ma soprattutto anche tramite appunto questo meraviglioso strumento che, che è quello della, della, tua, della tua voce, anzi io adesso ne approfitto, faccio una sorta di, come si suol dire, fuori programma cioè abbiamo sentito tantissime versioni nel mondo io non so quante versioni strumentali unplugged suonate solo col pianoforte con violini con ma, ma, ma magari con, con strumenti a fiato non, non, non so questo anche perché non posso rilevare tutte queste informazioni però a cappella adesso per in maniera insomma del tutto uh, improvvisata per i nostri telespettatori un yesterday veloce a cappella ti va? <ride> Ci proviamo, sempre eh, che proviamoci. la voce ci accompagni. <ride> ok. Yesterday, all my troubles seemed so far away Now with Lucas' thought they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say, I say, say there's something, something wrong now alone for yesterday. Avevo detto bene, The Voice, complimenti, veramente, veramente complimenti. Unica, abbiamo uh, in esclusiva, ecco, <ride> in esclusiva questo, questa versione a cappella di yesterday da Max uh, Petronilli, che è, è stata veramente eccezionale. Complimenti, grazie. ma questo lo dico veramente di cuore. Grazie, grazie. Ci grazie. hai fatto emozionare a me, la regia e tutti quanti, anche voi adesso non potete ovviamente vedere chi è alle mie spalle, ma sono tutti emozionati. Insomma. Quindi veramente grazie a te, grazie. A te, per ragazzi, regalato voi. questo piccolo momento, veramente di. di, di fin da conti ho fatto quello che mi piace. <ride> eh, lo <no, no>, fai. <ride> sai, quanta gente fa quello che gli piace. No, non riesce a finire. No, poi però voglio dire, mi dà peso. È una quindi. cosa che mi fa mm. piacere fare. E poi, mm. se arriva in questo modo, fa ancora più piacere, insomma. Assolutamente, ti assicuro che arriva benissimo. Allora, Max, andiamo qual è il tuo genere, anche perché non lo sappia, di musica preferito? Ma io non, non disdegno nulla, l'importante è che sia un bel pezzo. Una domanda un po' cattiva: io non posso esimermi comunque di fare, c'è un cantante, diciamoci, un che proprio non sopporti. no, questo io non lo sopporto. No, 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 è, se no non è è, un, è, no, non sono diplomatico. diplomatico, non c'è un cantante <ride> che non sopporto. Magari ci sono cantanti che mi piacciono meno di altri, però, anche se mi piacciono meno a livello vocale, poi magari a livello di scrittura e stesura dei pezzi mi piacciono molto. Quindi non c'è una persona che ti posso dire no, non mi piace proprio. No, ti direi una bugia. Mm, e poi mi metti in difficoltà se eh, mi fanno domandare. Eh certo, problema. no. Tu io... mi volevi mettere in difficoltà, no, ma cioè, io t'ho fregato. <ride> no, 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 certo no, non certo. era riferito alla difficoltà. No, no. Cioè io sono curioso di natura, no? E quindi, no, però ti dico quindi... che veramente magari ci può essere un cantante che fa delle cose che non mi piacciono, ma la cosa è personale. Eh, però poi magari è, questo cantante è anche un cantautore e scrive delle cose... Che mi piacciono, quindi magari non canta bene il pezzo che scrivi, ma mi piace. Non c'è un cantatore che, che canta, non ti piace quando canta e scrive male ancora? più male. No, 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 non c'è, <ride> sei eccezionale. Senti, cosa ne pensi? C'è cioè, un fenomeno, no? Ultimamente, sì. di questi ultimi anni, cioè queste trasmissioni, eh, scuole che sfornano. Un'onda barbarica di, di, di pubescenti no? dentro però gli studi televisivi no? esposti ovviamente al grande pubblico. Ecco della serie se non vado prima in TV, insomma, non, non sarò mai nessuno. Che ne pensi di questo fenomeno? Che insomma, è tutto, è tutto insomma, incentrato in questi ultimi anni? Allora, ti ripeto che la TV è un mezzo mediatico per eccellenza. Quindi, se si vuole far arrivare nelle case delle persone eh, un cantante, nessun mezzo è più immediato della televisione, efficace della televisione. Poi, comunque, questi programmi danno l'opportunità ad alcuni, uh, magari con, uh, con predisposizioni più o meno discutibili, di proporsi al pubblico. Diciamo che in alcuni casi sono uscite delle persone molto capaci. In altri casi meno, però uh, voglio dire, questa è la, è la legge anche della televisione. Ivano Fossati sì. sostiene che la politica italiana non merita canzoni. <ride> tu che ne pensi, visto che dietro le. Della politica... non... No, della politica italiana non merita canzoni. Quindi qua possiamo aprire un... c'è un mondo dietro questa affermazione di, di Fossati. Eh, io dico che Van Fossati ha ragione perché ci sono tante <ride> argomentazioni su quale, sulle quali poter fare delle fantastiche canzoni, eh, poi diciamo che la musica italiana è legata molto a amore, cuore, nel, che ritorna molto spesso sì. nelle canzoni, quindi siccome questo argomento è molto bello, eh, perché andare nella politica a mettere... Eh, Diciamo che sulle canzoni. non meritano canzoni. Max, per gli ascoltatori, per i tuoi fan, vi sono progetti imminenti, futuri? Se sì, insomma quali? Allora, il progetto, eh, per quello che riguarda l'andare il, il a cantare in giro per ora, c'è un, un bel progetto che, che comunque non è un progetto, ma è una cosa che inizierà, se non sbaglio, proprio dai primi di aprile che si chiama Radio Cuore Tour, ah, eh, che ci porterà, porterà me e altri cantanti, che poi vedrete proprio anche sul sito stesso di Radio Cuore Tour, in giro per l'Italia. Sotto il profilo discografico eh, vediamo se riusciamo a mettere in piedi questi pezzi per bene e creare una sorta di, eh, di mini disco dove io ho intenzione di mettere uno o due pezzi inediti e forse uno o al massimo due cover da scegliere in maniera mirata. Non penso di far di nuovo riferimento agli estate perché è già, <ride> già stata fatta e sfruttata da me per bene, c'è anche l'opportunità di scaricarla da iTunes per chi uh, vuole. Al primo disco, prossimo appuntamento, ci rivediamo <ride> qui e ne parliamo. Ne parliamo, io spero che avvenga presto. E okay. poi tornerò con molto piacere. Benissimo. Tanto ormai la strada la so. Ormai hai imparato la strada. Benissimo. Voglio concludere insomma, questa chiacchierata con una sorta di uh, riflessione da parte tua, quindi da parte dell'artista uh, Max Petronilli. Qualcuno ha affermato che la musica è l'equalizzatore della vita di ognuno di noi. La tua vita, su quali frequenze armoniche viaggia? su tutte le frequenze armoniche, perché la musica ti attraversa, la musica attraversa proprio l'anima. Ognuno di noi che ha una forma d'arte in sé sa quanto forte sia l'amore per questa cosa, indipendentemente dal riscontro economico. Sì. Ma eh, quando uno decide di non... magari ci sono dei momenti in cui dici basta smetto, però poi si accende... Un impianto si apre un microfono, inizia a cantare e tutto questo decade, perché la... è più di una passione: è proprio una linfa vitale. Eh, eh, la musica è una cosa meravigliosa. È un vivere, un vivere in più rispetto a quella che è magari già, io ho una bellissima famiglia, ho mia moglie Fabiola, Chiara, Stella e Flavia che sono i miei tesori, un, dei genitori fantastici, un fratello che adoro, nipoti, ma penso che senza la musica la mia vita sarebbe stata un po' più vuota, un pochino, anche se è riempita da, fantastici, da questi fantastici effetti, però sarebbe stata un po' più vuota, la musica è una cosa fantastica. Sulle meravigliose parole <ride> di, di Max, ricordando che, appunto, che tra i precini della vita solo all'amore la musica è seconda, ma l'amore stesso è musica, sì. ringraziamo Max Petronilli per la sua presenza e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon pomeriggio. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Grazie, Emiliano, di avermi ospitato. Grazie a te. Grazie a te.